Quando ci è stata proposta, quando ci è arrivata la notizia di questa Norman Douglas Ultra Trail dal professore Guzzo e da Mara Carchidi, siamo stati entusiasti di patrocinarla innanzitutto. Il patrocinio non è solo formale, nel senso che sì, si appone il logo del CONI, però noi abbiamo sposato completamente questa pazzia, questa manifestazione, questo evento sportivo incredibile che avete organizzato nella nostra bellissima Calabria, perché lo sport insieme con la natura, insieme con chi vuole fare qualcosa di buono per la nostra terra e per lo sport, in questo modo si coniugano per avere la possibilità di conoscere anche dei posti della Calabria che sono incredibili, di conoscere anche un modo di attraversare la Calabria, che è quello in bicicletta, e di testare per chi parteciperà le proprie capacità. Il Parco Nazionale della Sila, un cuore verde nel centro del Mediterraneo, e nel percorso di Norman Douglas è anche un cuore verde al centro di un percorso lunghissimo che tocca tutte queste aree protette. Quindi le nostre aspettative sono sicuramente legate alla promozione di attività sostenibili e quindi al via rispetto alla promozione delle ciclopiste. Infatti già il parco, assieme al Parco di Aspromonte e del Pollino, hanno aderito e stanno lavorando per la creazione di una grande ciclopista all'interno dell'area protetta.